Ci sono i presupposti per una partita che finisce 5 pari. Ieri sera, quando ho letto la formazione, non ero per nulla soddisfatto. Mi sembra una formazione semplicemente destinata ad andare a difendere e a ripartire. Può essere comunque una lettura, Può essere che Thiago Motta l'abbia studiata così per mettere in difficoltà l'Inter e aprire le maglie di difesa dell'Inter con l'ampiezza che possono dare Weah e Conceição. Rispetto a ieri sera sono più fiducioso, in realtà, rispetto a quella che poteva essere la formazione, intanto perché gioca Cabal, che secondo me merita di giocare in questo momento a sinistra. Non mi è dispiaciuto per niente, rispetto invece a Savona, che era titolare della formazione di ieri sera. E in seconda battuta, anche l'idea di poter inserire forze fresche come Yıldız a partita in corso, mi sembra assolutamente un'informazione positiva, mi sembra qualcosa di molto molto positivo per la Juve. Quindi non vi dico che l'ho rivalutata al 100%, perché non è vero, però sicuramente è una formazione che trovo più sensata, anche perché ieri sera tutti ci aspettavamo di leggere Gatti e non Danilo, ma negli ultimi minuti, anzi nelle ultime ore, è venuto fuori una lettura di Gatti, che ha avuto qualche problemino muscolare, qualche problemino fisico, ed è per quello che sarebbe stato escluso dai titolari. Ragazzi, l'Inter però è una squadra vera, noi siamo una squadra in costruzione, l'Inter è una squadra vera, consolidata, campione d'Italia, finalista di Champions, quarto anno con lo stesso allenatore, un mucchio di mercati per migliorare la rosa, stesso modulo da quattro stagioni, cioè l'Inter è più avanti della Juve, c'è poco altro da dire purtroppo. No! Danilo! 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 Ma Danilo deve smetterla, ma cos'è sta roba? Uguale all'altra sera, identico all'altra sera, in netto ritardo. Zielinski, deve smetterla, davvero deve smetterla. Ah, santo Dio, i ricordi del Vietnam su Danilo, è inutile, non ce la fa più. Non ce la fa. Guarda, io spero veramente, mi auguro veramente che Gatti abbia dei problemi, Che non può essere una scelta tecnica. Dai, sì. Bravo McKenny, bravo Cabal, bravo Dusan. Bravi, cazzo, che bello. Gran bel gol questo. Gol da squadra, gol di squadra. Bravi ragazzi. Bravissimo McKenny. E poi palla dietro per Vlahovic è perfetta. Mamma mia, è andata bene, perché Dusan non aveva calciato proprio in maniera eccelsa. McKenny è stato bravissimo. Bravi ragazzi. Dai cazzo. Cosa ha fatto Francisco? Cosa ha fatto Francisco Conceição? Pazzesco! Ma dai, sì, vai Lautaro, tirati pur su. Mamma mia, che bravo! Mi dispiace, Weah, non dire bravo Weah, ma tutto questo gol è tuo, sì, ma c'è scritto Conceição. Che bravi! Bravi ragazzi, dai, continuare così, cazzo che parte. Ancora per terra! Oh, Lautaro, ragazzi, avete il numero di un'onoranze funebri di Milano? Perché mi sa che Lautaro non ci arriva domani, Comunque, due belle fiammate della Juve, Che mi è sembrata più verticale del solito. Aia! Che gol che ha fatto, cazzo! Che bravo Mkhitaryan, che bel giocatore. Noi non abbiamo seguito per niente. Non abbiamo seguito per nulla Mkhitaryan, perché è stato lui a far partire l'azione, è andato a prendere la sponda. Palla c'è, palla non c'è. Nessuno, McKenny, Danilo, Kalulu, Cambiaso, Di Gregorio. Tutti completamente fuori tempo. Nessuno è riuscito a prendere questa palla di Mkhitaryan. Ah! Minuti,
Oh, oh! No, è rigore. Ma che partita è? È mano di Dumfries prima del fallo? Chi tocca? Tocca prima la mano? O il polpaccio? È successivo? Cazzo! Ma che partita è? Spiegatemi che partita è. Gol di Mkhitaryan è stato veramente una cosa che non dovevamo concedere. Di Gregorio l'aveva parata questa, ma ha tirato talmente bene Zielinski. Bravo Cambiaso, molto bravo Cambiaso. Porca troia! No! No! Riassumiamolo così il primo tempo. La Juve parte in maniera un po' troppo tranquilla e rilassata e per via di un episodio va sotto. Da quel momento la Juve ha un piccolo moto d'orgoglio che si infrange in seguito a una nuova disattenzione, perché per me non è stata una brutta partita della Juve. Mi piacerebbe avere qualche informazione in più per capire quanto è andata in verticale rispetto al solito. Mi piacerebbe capire un po' di più di questi 241 passaggi. In generale non mi è dispiaciuta la Juve. Il problema è che abbiamo veramente regalato 2,5 gol. Esatto, la Juventus ha fatto e sfatto e abbiamo fatto tutto noi dietro. È vero, cioè se devo pensare a una Super Inter in questo primo tempo, vi dico di no. Cioè non è un fine primo tempo in cui vi dico cacchio, l'Inter, che forti. L'Inter ha fatto esattamente quello che sapevamo. Quelli che hanno fatto in più siamo stati noi, quelli che abbiamo fatto in meno siamo stati noi. Sì, secondo me sì. Secondo me la Juve è la squadra migliore in campo in questo momento, ma difensivamente ha fatto delle letture pessime. Ci sono i presupposti per una partita che finisce 5 pari. No, che bella palla gli ha dato Di Marco. No! Meno male che Dumfries è forte come me. No! No, alla fine ci fa gol proprio Dumfries. Ma dai! Ma basta! Ma basta! Ma figa se dormiamo, ragazzi! Figa se dormiamo! Possiamo toglierlo, mister Danilo? Ti prego, possiamo toglierlo adesso? Guarda, tolgo Danilo, metto Locatelli centrale di difesa e metto Yıldız. È frittata fatta, ma devi cercare di sistemarla. Cioè, se mi cadono le uova per le scale mentre porto sulla spesa, non è che dico che ormai le ho rotte, vado a pulire. Le lascio lì. Sì, Danilo lo prende. Cioè, ma avete visto che difficoltà, ragazzi? Sembrava mio nonno che correva, Danilo, e mio nonno è morto 10 anni fa. Tu! Ancora angolo, bella. Che bravo Consensato, ragazzi. Nasce tutto da lui. Cioè, cosa sto vedendo, ragazzi? Cosa sto vedendo? Ma sì, ma dai, ma che cazzo è sta roba? Ma la delusione di Barella, cosa che... mangiato una merda e ha cagato una torta. Beccato 28 deviazioni. Questi ragazzi stanno calciando. Cioè, noi abbiamo messo un cartello con scritto difesa in ferie. Boh, mamma mia, dai, cazzo. Bravo, Kenan. Bravo, Kenan. Dai, prendi la palla. Che cazzo esulti? Prendi la palla. Prendi la palla, Kenan. Prendi la palla. Bravo, Kenan. Bravo. Bravo, Kenan. Bravo, Cambiaso. Bravo anche McKennie. Davide, dai, cioè non è una questione di non aver rispetto, Davide, porca vacca, semplicemente è in due partite che ha giocato
ed è stato francamente inadeguato ed è stato solo che negativo, e anche adesso è ammonito e ha fatto un intervento in cui ha rischiato il cartellino rosso. Davide, non è non aver rispetto, non gli ho detto che è un figlio di puttana, ho detto semplicemente che in questo momento la partita sta andando in una direzione in cui se prendiamo anche un cartellino rosso è un problema, cioè non è non aver rispetto. Oh, bravi, oh ragazzi, ve lo dico, questa squadra deve giocare in contropiede, porca troia. Avete visto quando non stiamo lì sempre a far passaggino? Rischiosissima, ma bella questa palla di Locatelli. Porca vacca! Che bravo Locatelli! Bravo Cabal, bravo Cambiaso, bravo Conceição, bravi tutti! Bravi tutti! Doppietta di Mancino di Kenan. Sembrava finita sta partita, eravamo scoppiati, eravamo morti. Bravo Kalulu! No! Cosa ho fischiato? Impazzisco! Ma cosa ha fischiato? Vado giù di testa, Guida! Ti vengo a prendere a casa stasera, oh! Ma cosa cazzo ho fischiato? Ma Guida, allora sei coperto, non fischia! Bravo, Conceição, era giusto questo fallo. Locatelli, gran partita. Che cazzo di partita, ragazzi. Merda.